Eccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo qui con il nostro cazzottissimo Tommy Angelo per andare un altro po' avanti su questo remake, su questo fantastico remake di Mafia. La volta scorsa abbiamo scatenato un fottuto casino al funerale di quel ragazzo. Ci hanno sgammato malissimo e è successo un bordello allucinante. Però abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo completato. Abbiamo fatto fuori l'altro ragazzo sopravvissuto. Ci siamo dati a gambe perché c'erano gli sbirri che ci stavano inseguendo, ci avevamo alle calcagna, però ce l'abbiamo fatta e adesso siamo qui. E Frank ci ha dato le informazioni sul nuovo lavoro e dobbiamo guidare fino al magazzino di Salieri. Vediamo un po' che succede, ragazzi, andiamo avanti. Guardate come slitta la macchina. Mettiamo il limite, perché qui gli sbirri già siamo ricercati. Poi se ci facciamo notare è un casino. Qui possiamo spingere anche un po', poi se non succede nulla di particolare magari questi viaggetti un po' ve li taglio. Rallenta, rallenta, rallenta. Attenzione, che è successo qui? Un incidente. Salve agente, cosa è successo? Gente? Scusi. Tamponamento, tamponamento brutto, ragazzi. Di chi è la colpa? Mi scusi tanto. Oh, no, scusi lì. Guardate la signora, è disperata. Questi? Non c'è semaforo, non ci sono segnali di stop. Quindi la colpa di chi è? Vabbè, boh. Non facciamoci troppe domande, va. Andiamo, andiamo, andiamo. Arrivederci, buona serata. Param param pam pam param pararararam tantaradaradaradam. La gente che scappa, che sta rincasando, guardate. Sotto la pioggia sta correndo. Per rincasare il più presto possibile. Ok, forse ci siamo, ci siamo, ci siamo. Sono
appena sognato. Scusa. Sei mai stato? Oh, certo. Abbiamo già fatto altri lavoretti in fattoria. Tranquillo. Non c'è nient'altro che mettere le vacche e le cuore dove stiamo andando. Sono soldi facili, come piace a me. I ragazzi caricano i carri e noi ce ne torniamo a casa. Spero solo di fare in fretta un appuntamento. Ah, ti vedi con Sara, tu? Fai il turno di notte con la figlia di Luigi. Sei proprio un furbacchione. Prima ti metti a proteggere la sua virginità per poi pigliartela. Smettila, Poli. Avanti. Sta scherzando. È una brava ragazza. Tu sistemati e vedrai che lei sistema da te. E ho di mano che ti aspetta. Chissà che razza di sogni potrebbe raccontare sul suo vecchio. Luigi era un killer molto spiadato sui tempi. Ah, davvero? Sai che ha cominciato a lavorare al bar quando era una bambina? Avrà visto e sentito parecchie cose. Per me conosce i nostri affari meglio di noi. Diciamo che ne sa abbastanza da non farmi troppe domande. E questo è un bene. Non sarai costretto a doverle mentire. Minchia. Dovresti sposarla solo per questo. Sì. Sam doveva aspettarci qui, ma non si vede. C'è qualcosa che non quadra. Non saltiamo subito a conclusioni affrettate. Si starà riparando dalla pioggia. O si è scolato il carico. Così si sveglia. Non sta arrivando. Va bene. Andiamo a vedere. Io ti giuro che se trovo quel bastardo ubriaco marcio e mi rovino il vestito per colpa sua, ci stacco la testa a morsi. Vieni. Nel caso French avesse visto giusto. Io vado ad avvisare i ragazzi. Ci impiego un attimo. Tu va avanti e controlla. Noi ti raggiungiamo. Ok. Abbiamo raggiunto la fattoria. Sam non c'è. Noi facciamo tutto come al solito. Andiamo dai canadesi, ci assicuriamo che sia tutto a posto, portiamo i furgoni e chiudiamo lo scambio. Tutto chiaro? Certo, pure. Danny, mi capisci? Ok, andiamo. Andiamo a cercare a Sam. Sicuramente, guardate i lampi. Allora, buttiamo un occhio qui dentro. Qualcuno stava aspettando questa. Allora. Quotidiano 2 febbraio 1933, tre mesi senza lavoro. Secondo la relazione del governo, la frenata continua. Le misure finora adottate non hanno arginato la caduta dell'economia. La disoccupazione è al 25% e i pignoramenti dei terreni sono ai massimi da 2 anni. Ora che i piccoli agricoltori devono vedersela sia con le difficoltà economiche che con le tempeste di sabbia che flagellano le pianure, in tutta risposta il presidente propone nuove leggi per stabilizzare il sistema bancario. Ok. Queste riviste di giornale le leggiamo, ragazzi, le leggiamo sempre. Almeno quelli che troviamo. Dunque, mazza, oh. È che mi cade un lampo in testa. Comunque, ho un brutto presentimento. Ritaglio di giornale. Trovato morto il fattore scomparso. Lost Haven, Illinois. 17 giugno. Il cadavere di Harry Smith, scomparso da 2 mesi, è stato identificato oggi dall'ufficio del medico legale della contea di Lost Haven. Le fruttuose ricerche portate avanti dal padre e dai vicini del fattore erano terminate settimane fa. Il macabro ritrovamento è stato opera di alcuni bambini del posto usciti in cerca di funghi e frutti di bosco nelle foreste adiacenti all'ettare della fattoria Cops.
La polizia ha aperto indagini sulla morte, dato che l'uomo è stato rinvenuto impiccato. L'unico familiare diretto del signor Smith era il suo anziano padre. Cioè, una fattoria, cioè un luogo isolato dal mondo. Una fattoria in mezzo a campi e distese enormi, sotto la pioggia, con cani morti. Quale bastardo sparerebbe a un cane? Porca puttana. È piuttosto inquietante, ragazzi. È proprio fatiscente. Cos'è questo? Ah, figurina, ok. Vabbè, adesso dove diavolo si è infilato? Andiamo di pistola. Controlla il camion. Vai. Qui cosa c'è? Niente. Ehi, sveglia. Sa che è morto. Ah sì. Getta quell'arma. Fatelo prima voi. Non c'è tempo per queste cose. Scusa, bello. Dovremmo usare le cattive. E va bene. Presto, corri! C'è lo sottotiro! E via! E sbam! E sbam, muori, stronzo. E si inizia, ragazzi, si inizia con una bella sparatoria. Stiamo attenti che qui ci spaccano il culo. Io vorrei andare di pistola perché sono troppo lontano. Dove vai? Stai fermo. Oh, sti stronzi sono a mitra, porca troia. Aia, attenzione. Ce n'è un altro. Maledetto. In testa così. Porca troia, siamo quasi morti. Questa storia mi puzza troppo. Comunque ce l'abbiamo fatta. Oh, cazzo è successo? Telegramma di risposta, telegramma canadese ricevuto presso il 99 di Cox. Cugini canadesi, ci vediamo al solito posto. Stop, lo zio è contento che il dono sia in viaggio. Era una trappola. Eh sì. Me ne sono accorto. Allora. Poli? Perché ci hai messo tanto? Stavamo cercando Sam, l'hai trovato? No, non ancora, c'è solo lui. C'era uno dei canadesi. Anche gli altri si erano tutti morti stecchete, mi ci gioco le palle. Ma io come potevo? Non hanno mostrato il distintivo. Non hanno nemmeno detto niente. Devono essere sulle propagande morendo. Bastardo. Non ha intenzione di lasciarci neanche questo. I messaggi, Tommy. Dobbiamo trovare Sammy e andare. Qui ragazzi la situazione si sta complicando parecchio. Adesso abbiamo ammazzato. Sul serio. Devono essere sbirri della polizia di frontiera. Cazzo. Abbiamo ammazzato degli sbirri. L'artiglieria pesante.
A confronto quelli di Lost Heaven sono delle fighette fradici. Allora, piano per l'agguato. Fattoria Cops ore 9 2000 nord di Country Road. Alla pompa di benzina seguire indicazioni per la diga per un miglio. Poi girare a sinistra al ponte. Che pezzi di merda. Sì, mi sembra giusto. Mi sembra un buon piano. Cazzo, qui è pieno di sangue. Mammi! Questa la devi vedere! Cristo! Ma quando mai abbiamo trovato i canadesi? Vedi anche Sam? No. Guarda che roba. Poveracci. Va di Molotov. Controllato ogni difesa. E questi? Nemici, sparabam! Oh, oh! Metto al riparo! Cazzo! Bastardo! E scendi da lì, stronzo! Minchia, ci ha fatto il culo quello! Ordini per le battuglie di confine. Giorgio, ho saputo da fonte certa che Salieri farà la consegna delle whisky stanotte. Il nostro amico comunque vuole fermare questo fiume di alcol canadese che arriva in città. Tu e i tuoi uomini dovrete essere alla fattoria di cui abbiamo parlato per le 21. Aspetta che si faccia notte e di ai tuoi che possono andarci pesante. Possono anche portare a casa qualche bottiglia per il disturbo. Buona caccia. I doganieri fanno il lavoro sporco per Morello. Beh, ci curiamo, porca puttana. Cos'è? No, che cazzo fai? Tom. Una rivista. Piccoli detective. Vai di pistola perché. Vai, prendiamo anche il fucile. C'è qualcosa laggiù nel granaio, dopo? Vado avanti io. Non voglio. Ti prego. No. Mamma. Chi è? Cazzo. Ehi, da questa parte! Ne avevano altri! Si sente un casino enorme. Manifesto fattoria in vendita, asta pubblica. In seguito alla confisca della fattoria Cops e al pignoramento dell'attività di John Smith, figlio da parte della Grand Imperial Bank, la città di Lost Haven ne dispone la vendita all'incarico di data martedì 1 agosto 1932. Vabbè, subentriamo noi ragazzi, spacchiamo il culo a tutti. Ecco Sam. Cazzo! Sam è ferito! Coraggio ragazzi! Non molliamo! Scusate un attimo. Senti un bel
fuoco! Facciarlo! Ella! Occhio! Sto prendendo a fuoco! Cazzo muri! Porca puttana! Via! Così. Accendi un bel fuoco. Faccia rosso. Attenzione, attenzione. Merda. Ok. Grazie al cielo. Dobbiamo raggiungerlo. Voi state qui e guardateci le spalle. E piantate un buco in testa a chiunque si avvicini. E parte noi. Epoli. Senti. Oh Gesù, ma che ti hanno fatto? Mi hanno beccato. Cristo, c'è un sacco di sangue. Puoi camminare? No. No, non credo proprio. Ok, 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 non mollare. Torno a prendere il furgone e ti portiamo dal dottore. Ehi, ce la farai, sì. Dammi, tu resta qui con lui. Ci vorrà poco, torno tra un attimo. Ok. Ehi, andrà tutto bene, Sam. Abbiamo visto di peggio. Sì, sì, hai ragione, Tom. Da dove escono questi stronzi? Porca merda. Ho la mira di merda. Aia, siamo già morti. Eccolo lì lo stronzo. Cazzo. Fanculo! Dov'è? Eccolo. Dove vai? Aiutami, Tom! Sono ferito! Cristo, che mal! Cristo santo! Dove cazzo è il furgone? Merda, ci sono gli sbirri! Ci mancavano solo loro, porca puttana! Dove cazzo stanno? Eccoli.
Merda. Merda. Eccolo. Uno mi sta che sta salendo, eh. Eccolo lì. Ok. Cazzo di casino, ragazzi! Dove cazzo l'hanno trovato quel camion? Dai, però, veloce! Ci sto provando, porca puttana! Buonanotte, vai! Un andato! Dite che siamo al sicuro! Secondo te? Oh, merda! Cazzo! No! Mi piace, brutte bastarde! I nostri amici hanno compagnia! Poli, si stanno avvicinando! Ho visto. Andato. L'autista. Ecco le altri. Lontano Dez, ce l'abbiamo sul piano. Ah, merda, ci stanno le costole. Sono troppo vicini, Tom. Cazzo. Dov'è? Ci ho superato, porca troia. Attenzione!
così a raffica. Oli, dobbiamo andarcene subito. Che fai? Ti nascondi? Cazzo! Vai. Stanno ricaricando. Sta spaccando il culo. Sparazzati della blindatura su parabrezza, Tom. Ho un'idea. Che troia. Guida meglio, cazzo, che... ho capito, ma è un casino. Colpisci il parabrezza. Cristo santo, Tommy. Spara dritto al parabrezza. E là. No. Vai così. No, niente. Sbalabam. Cazzo, e beccalo bene. E ce ne sono altre. Niente, non riusciamo a... Ok. Oli, dobbiamo seminarli. Dal dottore. Mi hai salvato 3 volte. Oli, cosa ci fai qui a quest'ora? Salve, dottore. Mi scusi per l'ora, ma c'è stato un incidente. Uno dei nostri è ferito. Ok, portalo dentro. Va bene, grazie. Forza. Io resto con sé. Dove porta indietro il furgone e chiudiamolo qui. No, ti aspetto. Il dottore si era appena impegnato. Vediamo di non stare gonfiato sul capo. Vai, Tom. Andrà tutto bene. Allora, ragazzi, è stata tosta, è successo un casino totale, ragazzi, ma proprio un casino della Madonna. Cos'è? Figurina, ok. Io ho visto che ci sto, mi curo anche. Dovrebbe esserci un kit medico qui. Eccolo.
Adesso andiamo da Sara, adesso andiamo da Sara. Speriamo che il nostro Sam guarisca, si riprenda. Probabilmente sì. Ma dove cazzo è? Ah, ci siamo quasi. Nel frattempo mi sono schiantato malamente. Abbiamo la macchina mezzo sfasciata, guardate. Sei in ritardo, la cena è fredda. Lavoro. Sposiamoci. Ok. Così, sposiamoci. Perfetto. Vabbè, ci sta, ci sta. Capitolo completato, scampagnato. Una bella scampagnata, direi. Beh, sotto la pioggia, al buio di notte, con una bella sparatoria. Ci sta molto bene, sì. Comunque, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, capitolo completato, ottimo. Ci possiamo anche salutare qui. Omertà. Vabbè, vediamo questo e poi ci salutiamo, ragazzi. Ehi, capo. Sono venuto appena ho avuto il messaggio. Siediti, Tom. C'è una tarpa. No. Chi? Sono rimasto sveglio tutta la notte per cercare di capirlo. Potrebbe essere uno dei nostri picciotti che non si sente pagato abbastanza. Qualcuno con le tasche leggere, che magari spera di rimettersi in sesto con Morello. Frank non c'era, ho cercato i libri contabili nella cassaforte per provare a capire chi potrebbe essere. Cosa ha scoperto? Che i libri sono spariti. Frank. Lo conosco da 50 anni. Tutto ciò che ho lo devo anche a Frank. Ogni dollaro guadagnato, ogni centesimo speso è documentato in quei libri. Se Frank li porta ai federali, siamo fregati.
Se c'è qualcuno in città che ha il rispetto di Frank, quello è lei. Deve essere tutto un grosso malinteso. L'ho chiamato parecchie volte. Sono andato a casa sua. È sparito, insieme alla moglie e alla figlia. Ma perché? Non lo so. Di sicuro avrà i suoi motivi. Magari è ancora per la storia del cane. Che lei ha cercato di annegare. Sì. Quello a cui ho sparato dopo che me lo ha impedito. Ero uno stupido ragazzino, Tommy. Ma quello che importa è che ci riprendiamo quei libri. Spremi tutti gli informatori. Scopri cosa sanno. Quando avrai trovato Frank, avrai trovato i libri. Se per caso non dovessi averli, ti farei dire dove sono. A quel punto, farai quello che devi. Vincenzo ti aspetta con un'auto pulita. Allora ragazzi, qui la situazione... Operazione a rischio. Qui la situazione si sta complicando parecchio. Man mano che andiamo avanti, qui ci sta sfuggendo tutto di mano. E il nostro Tommy non ho notato nulla di strano. È sempre più coinvolto in questa situazione. Siamo in un parco. Davvero bello, davvero bello. Scusi, Don, ma io mi allontano perché altrimenti rimane parlando, cagando il cazzo. E dunque, adesso dobbiamo andare a parlare con Vincenzo. A quanto pare, dopo il bordello successo alla fattoria, adesso c'è addirittura una talpa tra la famiglia Salieri. E a quanto pare potrebbe essere il nostro Frank, ma ne siamo davvero sicuri? Boh, dobbiamo scoprirlo, perché Frank è scomparso. E con Frank anche libri contabili, quindi vediamo. Comunque, per il momento ci salutiamo qui con questo episodio di Mafia Remake. Come sempre, fatemi sapere la vostra. Se il video vi è piaciuto, lasciate like, condividete e iscrivetevi al canale. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.